Ferrari, sei sempre entrato in maniera convincente, hai segnato gol importanti, adesso ti candidi per una maglia da titolare? Mi candido, però come dico sempre, il mister decide, quindi aspetto la sua decisione. Io sono pronto anche a entrare, come ho fatto, a giocare dal primo minuto. Come sta Franco Ferrari? Io direi bene. No, benissimo, anche ho trovato un livello fisico che da tanti anni non ce l'avevo. Gli anni precedenti anche tanti infortuni ho avuto per queste, diciamo che non stavo al 100% col fisico. Ora sto bene, quindi speriamo di continuare così. Tu parli sempre, dici sempre quello che pensi. Sulle decisioni arbitrali poi non ti diciamo più nulla? Secondo me ci ha penalizzato anche tanto, come questa partita e anche nelle altre. Non bisogna trovare alibi, si dice. Sì. Però ti dico, è stata dura perché penso che abbiamo fatto una bellissima partita per quasi 70 minuti, quindi è brutto perdere così contro un opponente come la Reggiana. Che effetto ti ha fatto segnare e correre sotto la tua curva? No, bellissimo. Poi è esploso lo stadio, quindi è una cosa bella, bella, emozionante. Anche i miei sono emozionati con gli urli, tutto, quindi dico, una cosa veramente bella. Lunedì c'è Lentella, partita che Pescara non può sbagliare, sei d'accordo? No, d'accordissimo. Infatti la squadra sta lavorando a 2000 e siamo sereni da un certo punto, perché abbiamo visto la partita che abbiamo fatto e non abbiamo sudato tanto. Però ti dico, siamo carichissimi per questa partita che è importantissima. Tu l'hai vinto lo scorso anno questo campionato con il Como. Cosa manca al Pescara? Aggiustare solo un po' la fase difensiva? No, ti dico, tante cose sono tantissime positive. Certamente bisogna lavorare perché ancora non siamo prontissimi, ma è normale perché è ora la partenza del campionato. Ma penso che è una cosa che nel passare dei giorni e delle settimane le troveremo sicuramente.